Nelle ultime ore, l'ex concorrente del Grande Fratello VIP Nikita Pelison ha raccontato cosa le è accaduto. Nelle ultime ore, l'ex vincitrice della 7ª edizione del Grande Fratello VIP Nikita Pelison è intervenuta sui social per raccontare cosa le è accaduto. Tutto è iniziato quando ha pubblicato una foto del pavimento con delle chiazze rosse, facendo così subito preoccupare ed allarmare i suoi followers. In seguito, l'ex GFina è intervenuta per fare chiarezza e raccontare nel dettaglio cosa le è accaduto, dal malore alla perdita dei sensi, fino alla corsa in ospedale in taxi. In queste ore sono successe un po' di cose. La presentazione l'ho finita. Nel mentre però ho perso i sensi per un po' e sbattuto forte contro le scale. Sono stata in ospedale tutto il giorno, ora mi hanno dimessa e nei prossimi giorni ho da stare attenta a determinati sintomi. Ma tranquilli, sto meglio, ha così esordito sui social Nikita Pelison. Grande fratello, Nikita racconta cosa le è accaduto. La vincitrice del reality condotto da Alfonso Signorini, ha poi continuato rivelando. Il 29 maggio 2024, lo segnerò come. Nikita fa rima con vita. Avevo appena salutato un amico al telefono e finito la presentazione della prossima canzone, con due fette smangiucchiate di pizza sulla scrivania. Mi sentivo la testa pesante, guardo una serie su Netflix. Dopo 11 minuti sento di dovermi sdraiare. Mi alzo, con difficoltà chiudo la porta di casa. Non avevo mai sentito la mia faccia emanare così tanto freddo. Era come se si stesse frammentando in piccoli pixel che sentivo uscire dal mio corpo. Una sensazione che mi faceva sentire come se mi stessi ghiacciando. Finché mi giro e lì, il vuoto. Sono stata 10 minuti a terra. Poi il sangue, il taxi e la corsa in ospedale. Gli occhi sgranati del taxista dallo specchietto centrale. Il cielo mentre stavo distesa nei sedili posteriori. E la domanda dentro me, sono felice di rivederlo? Il cielo? E ancora, l'accettazione in ospedale alle 15:15 e la sensazione di non riuscire a parlare, di non riuscire a mettere insieme bene le parole. Non trovare le parole. L'amore delle infermiere mie fans, la dolcezza nei loro sguardi, la delicatezza nel curarmi. Il medico che mi dice, lo sai che hai avuto fortuna vero? E quel numero in ascensore, 11, il numero che mi accompagna da sempre. Il telefono che torna ad avere rete dopo 10 ore e di 1000 messaggi tra WhatsApp e social. La testa pesante, la faccia dolorante, fitte sparse ma una consapevolezza. La vita è proprio un insieme di tanti attimi. È la cosa bella della vita, che differenzia la vita di qua, della vita al di là del ponte, è la possibilità che abbiamo di godere dei nostri sensi. Ecco perché è così tanto importante riuscire a stare nel presente. Perché ti permette di sentire e viverlo però appieno, in maniera fisica, unendo quindi anima e corpo.